Ragazzi, mi fa piacere iscrizione gratis e campanellina. Allora, parliamoci sinceramente perché siamo tutti grandi e vaccinati, giusto? Parliamoci sinceramente. L'Inter ad oggi, seguimi bene, parlo dell'ennesima telenovela che ormai il tifoso interista è esausto. Qualcuno non si sta godendo nemmeno le vacanze. Perché ogni calciomercato ormai è diventata una lotta alla sopravvivenza. Ogni calciomercato dell'Inter, ogni sessione estiva di mercato è una roba assurda. Allora, indipendentemente dall'esito finale, che ci auguriamo tutti, ovviamente con risultato positivo, io incomincio ad avere dei dubbi perché mi capisci, sai com'è il 25 di agosto. Non lo so io, tra 96, fra un centinaio d'ore finisce il calciomercato. Sai come? Hai una difesa vecchia e statica, quindi a noi un difensore servirebbe come il pane. Quindi io a voi ragazzi vi voglio fare una domanda. Vi invito a riflettere insieme a me. Vi invito a riflettere insieme a me. Ad oggi, l'Inter tratta un giocatore dove c'è un allenatore che sta facendo di tutto per tenerlo lì? Ovviamente Tuchel, o sta trattando un giocatore che ormai è fuori dal progetto dove devono solo trovare un sostituto? Qual è secondo te la domanda? Qual è la risposta giusta? L'Inter ad oggi, ormai anche nell'ultima ora a detta di tutti della Gazzetta, di quello che hanno sempre detto in Germania, l'Inter ad oggi sta trattando un giocatore dove c'è un allenatore che lo ritiene fondamentale perché qualcuno mi ha detto, ma l'anno scorso Pavard non ha giocato tutte le partite, l'anno scorso c'era anche Cancelo, qualche partita la doveva fare anche lui, il francese si rifiutò di giocare in una determinata posizione, ovvero sia qualche volta si era rifiutato, ora ha rifiutato un parolone, giocava malvolentieri da centrale, di difesa, dove lui se lo mette centrale fa la sua porca figura, ma sappiamo tutti qual è il suo ruolo preferito. Quello gli offrirebbe l'Inter. Le sue partite le ha giocate comunque l'anno scorso, perché lui con Nagelsmann era inamovibile. Poi dopo è arrivato Cancelo, è arrivato Tuchel, quindi Tuchel però poi alla fine gioca a quattro dietro, con un esterno difensivo ed uno esterno offensivo. Quindi io ti dico, ad oggi l'Inter sta trattando un difensore dove c'è l'allenatore che lo vuole tenere a tutti i costi o dove devono solo trovare il sostituto e poi lo liberano? Domanda numero due. Secondo te il Bayern impiega più tempo a trovare il sostituto o a cercare di convincere il giocatore a rimanere? Mi dici come cavolo fai il 25 di agosto a stare ancora dietro a queste cose? Io per scherzare ho detto, ma la finissero e prendessero Baschirotto. I ragazzi della chat degli esonerati sono testimoni. Io e anche Michele, parliamo di Baschirotto da più di un mese. Alla fine stamattina esce il nome di Baschirotto. Perché? Cioè, se non puoi prendere Pavard, se ci sono delle condizioni troppo difficili, te non puoi stare lì fino al 30 d'agosto. Mi capisci? Mi capisci? Questa è una società che ha cambiato strategia 40 volte, purtroppo. Secondo me si sono mossi tardi. Il Bayern è una società che ha perso Alaba a zero, andato al Real Madrid. Parliamo di giocatori di 50 milioni, 60, Sule. Difensore prezzo a zero, un altro giocatore di 30-35 milioni di valore. Loro se ne fottono di perdere a zero, non vanno a 2000. Forse siamo arrivati troppo tardi, non lo so. Mi sto facendo delle domande, io non so nulla. Qui non è come in Telecina dove si usa il canale per bombe ed edizioni straordinarie, perché quelli di Telecina, apri gli orecchi, quelli di Telecina solo negli ultimi 2 mesi ti hanno detto testuali parole. Thuram non interessa all'Inter, è un fascicolo chiuso. Thuram all'Inter, Nacho all'Inter è fatta. 2 giorni dopo, capitano del Real Madrid. Capito? Skriniar blindato con i soldi della Champions. Ti hanno detto a Telecina 2 mesi fa. Skriniar al Paris Saint-Germain. Lukaku bis, cosa già fatta. Lukaku, lo sappiamo tutti come è andata a finire. Anzi, addirittura quando io dicevo lasciamolo lì, è talmente forte Lukaku che nessuno vuole investire 35 milioni e notizia di ora, il Chelsea lo dà in prestito. Udite, udite, signori, il Chelsea lo dà, è disposto a darlo anche in prestito.
Pensa te che giocatorone era questo qui. Quindi ora io cerco di rimanere calmo. Fra 4-5 ore farò un altro video. Ok, tanto io oggi sono a casa. Mi dite di cosa diavolo stiamo ragionando? Non sarà il caso forse di andare su un giocatore prendibile? Perché Pavard può arrivare anche stasera o domani. Quello io ti dico ora, ad oggi, che te stai trattando un giocatore che non è libero. Porca zozza! Perché se non trovano il sostituto, se un allenatore non prova a convincerlo fino in fondo e non fa quello che vuole fare lui, non te lo danno! Non te lo danno! E lui non è innamorato dell'Inter, lui vuole venire via dal Bayern Monaco, è diverso, aprite gli occhi. Quindi stai trattando un giocatore in una situazione problematica. L'Inter all'accordo, ok, le firme dove sono? Se aveva firmato, l'era già a Milano il giocatore. Poi andiamo alla parte 2, perché stamattina bisogna snocciolare un po' di cose. Abbiamo ringiovanito la squadra come ci avevano detto, parlo ad oggi, poi magari fra 4 giorni cambia tutto. Abbiamo ringiovanito con Sanchez, Cuadrado, Arnautovic, Sommer, Darmian e Acerbi. Ci sono 6 over 30, gente di 35 anni, e in difesa ci sono due, un 34enne e due 35enni. Chiudiamo il video con la ciliegina sulla torta. Ma ragazzi, ma avete rotto i coglioni, ma non dico a voi, ovviamente, dico a loro. Ma basta! Basta con queste telenovele, siamo gonfi, Dio buono, siamo gonfi. Parlano di etica e di morale, giusto? Chi ti portano? Lo sapete, un giocatore che a me piace tantissimo. L'Inter fa un notevole upgrade, eh? Via il ballerino e dentro Sanchez. Questi parlano di etica e di morale. Chi ti portano? Un giocatore che gli ha bloccato il mercato fino all'ultimo giorno e che ha preteso i soldi che voleva lui. Te mi dirai, ma lo volevano sbolognare. Ho capito, ma Sanchez si è impuntato fino a che non gli ha dato i soldi che voleva lui. Lui non si muoveva da lì. E qui all'Inter si parla di etica e di morale. Quindi dopo Cuadrado, ripeto, sto parlando di un calciatore che a me è sempre piaciuto. Dopo Cuadrado ti fanno vedere che vige la regola della etica e della moralità all'Inter. Dopo Cuadrado, eccovi Sanchez. Ciao Inter, ci becchiamo più tardi.